Apri un attimo questo, così facciamo un attimo in Brasile. Ci siamo? Allora, questo... La presentazione che ho fatto per parlarvi un attimo del multimedia è stata fatta con un'altra, diciamo, parte di OpenOffice che si chiama Impress. Impress è praticamente il corrispettivo di PowerPoint della Microsoft e serve per fare le presentazioni. Qualcuno, penso che sicuramente qualcuno di voi ha visto come funziona PowerPoint e praticamente funziona allo stesso modo. Allora niente, facciamo partire la presentazione, vai. Basta un dente con la barra. Allora, parleremo del multimedia, vedremo un attimo che cos'è, sfateremo qualche mito. Cercheremo di fare tutto in maniera un pochino compressa, perché comunque il tempo per prenderci ci ha fregato troppo tempo. Allora, parleremo un attimo del... Andiamo in scala. Allora, innanzitutto parliamo degli obiettivi del corso. Non ci prefiggiamo niente di particolarmente ampio, soltanto una trattazione così, abbastanza sommaria. Parleremo di cos'è il multimedia, scusate ma dico, parleremo dell'audio, ecco, scusa un attimo, a questo punto penso che tutti avranno ascoltato qualche brano musicale, no, col computer, ok? Parliamo del video, domanda la stessa per il video, sì? Ok. Parliamo del multimedia Linux solo altanto alla fine e varie ed eventuali classiche. Ok, avanti. Allora, cominciamo con gli obiettivi, veloce, vai. Allora, innanzitutto conosceremo un attimo come funziona nel computer l'audio ed il video. Video tratteremo la grafica e anche il video, cioè immagini in movimento. Ok? Conosceremo un attimo quali sono i programmi per far funzionare, per dare al nostro computer un aspetto multimediale, tra virgolette. Vedremo perché non è così. Conoscenza delle potenzialità e difetti del sistema Linux in campo multimediale. Qua c'è un attimo da parlarne perché comunque il multimedia... Dov'è? Pagina su. Devi fare tutto te. Perché comunque diciamo questo: Linux è nato innanzitutto come sistema operativo orientato alle reti, quindi all'utilizzo di come server. Poi diciamo è nato il server grafico che si poggia sopra il kernel. E quindi applicazioni multimediali massicce come per esempio può essere il video oppure i giochi tridimensionali comunque devono appoggiarsi prima al server grafico e poi saltare al kernel principale. Quindi diciamo Linux, sebbene abbia delle ottime potenzialità per l'uso casalingo, tuttavia per l'uso professionale non è particolarmente adatto. A questo punto, se volete fare audio o video a livello professionale, comprate un Mac e state a posto, ok? Tra parentesi, in Mac ci gira anche un kernel Unix-like che fa paura. Fa paura. Ok, allora, innanzitutto parleremo di che cos'è il multimediale. Penso che conoscerete tutti questa parola, no? Ormai di uso comune. Questo è multimediale, quello è multimediale. Ma che vuol dire precisamente multimediale? Allora, multimediale è un termine che si basa sulla teoria della conoscenza. Ora non cominciamo a parlare di filosofia, per tutto io non, figuriamoci. Il media sarebbe il mezzo tramite cui noi arriviamo alla conoscenza di qualcosa. Multimediale vuol dire che noi abbiamo un'esperienza conoscendo qualcosa su più canali paralleli. Ovvero, io per esempio questo puntatore laser. Io lo sto conoscendo guardandolo innanzitutto, quindi esperienza visiva. Poi lo sto toccando, quindi esperienza tattile. La conoscenza di questo oggetto si ferma qua, perché non è che io me lo metto in bocca, provo com'è, provo il rumore, eccetera. Quindi, più di questo ecco non possiamo fare. Leggiamo un attimo che cos'è il multimediale. È un'esperienza, si dice multimediale, questa è, l'ho definita io sta cosa, non so se... nel momento in cui l'evento si manifesta noi tramite più canali sensoriali, a posto. Un'esperienza che implica poi tutti i nostri sensi, quindi visiva, sonora, tattile, olfattiva e gustativa, è un'esperienza multimediale completa. Ora, come per esempio i bambini che quando hanno un oggetto in mano provano ad avere un'esperienza multimediale, ovvero se la mettono in bocca, provano che suono fa, eccetera. Ad esempio, secondo voi, qual è un'esperienza multimediale completa? Vi viene qualcosa in mente per caso?
Ci ho pensato anch'io. Che miseria. Sì, quella. Ok, allora. Ho cercato un paio d'ore a cercare che cos'era un'esperienza multimediale completa che tutti potessero capire. Faccio abbellire le teste, le guardi, le annusi, le tocchi un po' per vedere se sono morbide. Invece è un bello del mio. Invece è un bello di Peppe, ma che rumore fanno, capito? Cioè non fanno, non è un'esperienza completa, capito? Sono però non è che... Ma non bene, non le sai fare. Allora, sono giunto alla conclusione che, vabbè, uccidetemi, l'esperienza multimediale completa è il sesso. Madonna, okay. Vedi, io sono un genio. Perché comunque è un'esperienza che muove tutti e cerca i nostri sensi, non diciamo in che modo. Quindi, insomma, in onore della scienza potete fare esperimenti, basta non lo fate qua. Allora, si può fare multimedia con il PC? Questa è la domanda. Allora, ho letto un libro su multimedia scritto dalla mia professoressa che praticamente parla dei multimedia e delle esperienze multimediali con degli oggetti e alla fine ovviamente va là a parare, capito? Dice sì, vabbè, sì, il sesso è un'esperienza multimediale, però ne parla dal punto di vista tecnico di uno che scrive il libro che vuole farsi grande, no? E fa l'esempio bellissimo dell'esperienza multimediale del sesso virtuale fatta all'erotica tour. Ora, come la mia professoressa siamo venuti a sapere queste cose, però visto che poi vuole fare tutta la persona tranquilla, se ne discosta, ne parla mai, dice no, queste esperienze sono... Quella è un'esperienza che prova, diciamo, ha un valore anche scientifico, oltretutto l'erotica tour, però ha un valore per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché alla fin fine il nostro personal computer può darci una serie di informazioni sulla conoscenza di qualcosa non oltre due dimensioni, non oltre due canali sensoriali, ovvero il video e l'audio. Ora, ancora non sono stati inventati computer che generano odori oppure che generano oggetti olografici oppure nella vita reale, insomma, tipo Star Trek, ecco, crea gli oggetti che potranno essere toccati, una legge del ponte ologrammi. Qualcuno guarda Star Trek? Sono l'unico sfigato. Sì, vabbè, il nostro PC, diciamo, non è in grado di far vivere un'esperienza a tutto tondo multimediale ed interattiva. Il termine interattivo vuol dire che noi siamo liberi di fare qualsiasi cosa all'interno di una presentazione informale, diciamo. Il che è impossibile perché il programmatore deve porre sempre dei vincoli, quindi diciamo che un'esperienza interattiva con il personal computer è difficilissima se non introvabile. Ok. Parliamo dell'audio velocissimamente. La prima cosa che dobbiamo sapere un attimo per quanto riguarda l'audio nel computer è la differenza tra analogico e digitale. Ok? Allora, avete bene o male presente il concetto? Adesso lo ripeto. Allora, immaginiamo, parliamo dell'analogico. L'analogico è tutto ciò che c'è nella nostra realtà sensibile, tutto ciò che noi possiamo toccare, diciamo, è analogico. Perché? Come ci hanno insegnato gli elementari, tra lo 0 e il 2, cosa ci sta? Perfetto, c'è l'1. Poi la maestra, per metterci in difficoltà, diceva che c'è tra 0 e 1? 0,5. Poi continuava, tra 0 e 0,5 c'è 0,25. E andava così finché i bambini stanno... Andando oltre il concetto che ha proposto questa maestra, non riusciamo a fermarci nel mondo reale e soprattutto nel mondo della teoria matematica. Poi stasera è venuta una laureata in matematica, quindi io mi taglio le vene. Perché... Allora, questa è una funzione che si chiama seno di x, una funzione tridimensionale. Praticamente si fa il processo inverso. Processo inverso, perfetto. Avremo poi lo speaker che parla forse. Registrazione e corso. Ok, avanti. Ok, questa è la funzione seno che avevamo detto prima. La funzione seno che fa un giro così e si ripete. Continua, 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 continua. Allora, nel suono funziona così. Questo qui si chiama periodo.
e la frequenza di questi giri si chiamano si misura in hertz, ovvero quanti giri fa al secondo. Ora, qua ho messo un esempio di un seno che va a 1 kHz. Clicca sull'immagine play. Ah, scusa. Le casse sono. Ok. Sei un attimo di una palla, vai. L'ho azzerato. Posso. Vai. Ok, questo praticamente è questa cosa qui che gira 1000 volte al secondo, 1 kHz, cioè 1000 volte questa cosa al secondo. Ok? Perfetto. Ora, indietro. Ora, per questo qua è teorico, questo è un segnale teorico, diciamo. Per farlo gestire dal nostro computer, noi dobbiamo campionarlo, ovvero farlo diventare, convertirlo in un dominio discreto. Clicca sull'immagine per favore. Ok, che cosa facciamo? Praticamente prendiamo dei valori a caso, in un periodo di tempo definito da noi, no? Tante volte prendiamo la funzione e prendiamo il valore, e tutte le volte che avremo un punto gli daremo un numero binario, cioè praticamente a valori d'ampiezza gli daremo un numero, questo vale 1, questo vale 2, questo vale 3, questo vale 4. Tra un campione e l'altro che cosa c'è secondo voi? Un campione e l'altro, scusa, questo è un campione. Cioè, ogni valore che prenderemo si chiamerà campione. Tra l'uno e l'altro, che ci sarà? Il nulla. Il nulla, non ci sarà niente. E tutta la roba che c'era in mezzo, tutti i valori infiniti... Niente. Li togliamo, lì ce l'avremo. In compenso, però, prendiamo questo campionamento, lo facciamo in un tempo molto ristretto. Così prendiamo tutte le informazioni del nostro segnale. Vi sto annoiando? Vai. Vai, stiamo resistendo. È anche l'ora che... Ok, vai avanti. Ok, questo è il mio seno che ho campionato. Veramente, l'ho preso dal mio programma di audio e l'ho campionato. Allora, il parametro del campionamento è questo qua. Abbiamo la nostra frequenza, ovvero 44.100 campioni al secondo. Qualità CD si chiama. La frequenza, quindi, tot volte al secondo noi taglieremo la funzione. E la quantizzazione, ovvero quanti valori può avere sul semiasse positivo, cioè quanti valori può salire e può riscendere. Se gli diamo 16 bit di quantizzazione, ora non stiamo a parlare di informatica come funzionano i bit, avremo 32.760 possibilità circa ripartiti tra il semiasse positivo e il semiasse negativo. Quindi noi cercheremo di riassumere la funzione teorica con qualcosa di digitale, con qualcosa che cerca di approssimarla ma ne perde anche delle informazioni, però noi non ci frega. Non ci frega. Avanti. Ok, allora, io ho preso un file a qualità stereo, aspetta, a qualità CD. Quando noi prendiamo un CD e lo convertiamo in dati, in wave, la qualità è questa qua, riproduci. Ok. Questa è la massima qualità che possiamo avere con le nostre schede audio. Poi l'ho campionato a qualità GSM, ovvero quella che noi sentiamo sui cellulari. E praticamente... Bravo. Allora, praticamente è mono, non è stereo, quindi un canale solo. 11.000 campioni al secondo, pochissimo. 8 bit di quantizzazione, quindi 256 valori su e giù. Poi ho campionato una cosa veramente infima. Ma, cioè, non sapevo che roba era. Riproduci. Allora, praticamente, il segnale originario, noi l'ho campionato, cioè l'ho riassunto con un file, con un campionamento veramente bassissimo. Ovvero, pochissimi campioni, pochissimi valori. E quindi perde la maggior parte dell'informazione. Infatti possiamo vedere che il primo file è 560k, questo qui. Il secondo è 33k. E il terzo è solamente 6k, e quindi porta con le dimensioni, vai? Ok, parliamo delle frequenze di campionamento standard, che sono da 11, quello che ho fatto io, anche 2, però. Da 11 fino a 192, sebbene da 44.1 poi le schede professionali cominciano a gestire questi valori, le nostre no. La quantizzazione, 8.16, più di questo non va, sempre parliamo del professionale, e i canali monostereo. Fino a qui ci siamo? No, voglio sentire un sì. Sì. Vai. Ok, parliamo del formato MP3.
Allora, c'è una disciplina che si chiama psicoacustica, che tratta della nostra percezione dei suoni. Noi ovviamente non possiamo sentire tutti i suoni, i cani per esempio sentono gli ultrasuoni, noi non li sentiamo. Quindi, la maggior parte dei suoni che vanno oltre una soglia di 20 kHz, cioè un suono che fa 20.000 giri al secondo, 20.000 periodi al secondo, noi non lo riusciamo a sentire. O andando, salendo sempre di più, è un suono talmente forte che ci dà fastidio. È veramente una cosa terribile. Per i bassi è lo stesso. Sotto i 20 Hz, cioè 20 periodi al secondo, noi non riusciamo a sentire niente. Sentiamo soltanto tra questi due. Il formato MP3, che riesce a occupare pochissimo spazio, possiamo sentirci una canzone con poco spazio, insomma, che si riesce a scaricare tranquillamente. Che cosa fa? La compressione funziona togliendo delle determinate frequenze, ovvero quando ci sono dei toni molto alti, le frequenze immediatamente vicine vengono mascherate, quindi noi non le sentiamo. Quindi il formato MP3 si basa sulla cancellazione di quelle frequenze, senza problemi. Le toglie. Cioè, tutte le informazioni nel file originario, grande, vengono tolte, e quindi il file diventa più piccolo. Quelle che non riusciamo a sentire. Ecco perché comunque abbiamo una buona qualità, sebbene magari con un certo tipo di strumento come il pianoforte, come dei violini, insomma, non, il formato MP3 arranca molto. Musica classica in generale. Sì. Questa compressione si chiama lossy, cioè perde delle informazioni. Noi quando comprimiamo da un file normale a un file MP3 perdiamo delle informazioni, però al fine dell'ascolto noi non abbiamo dei problemi. Vai. Domande? Dopo che si mette da MP3 a Wave? Ok, da MP3 a Wave non ricostruisci il file originario, cioè cambia il formato del file, però lo stesso le informazioni non le recuperi. No, le perse. No, ne occupa di più. Ok, parliamo delle immagini. Occupa di più del MP3. Sì, il Wave occupa molto di più. Perché il Wave porta tutti quei numerini che abbiamo, se avete visto la slide precedente, tutti quei numerini li porta tutti quanti, mentre l'MP3 alcuni ne toglie, quelli inutili li toglie. Ok. Parliamo delle immagini. Che cos'è un'immagine? Penso lo sapete tutti, l'immagine è una matrice. Una matrice lo sappiamo, come battaglia navale, ecco. Abbiamo dei valori su e giù, orizzontali e verticali, e noi riusciamo ad identificare un valore tramite le coordinate. Ok. Ogni elemento di questa matrice viene chiamato pixel, pixel element. La più piccola particella di un'immagine, perfetto. Come è fatto un pixel? Allora, noi abbiamo questa immaginetta piccolina a risoluzione dello schermo, 72 puntini per pollice. Tutto bene? Sì. Di 32x32 pixel. Se la zoomiamo, diventa praticamente così. Se noi contiamo sono 32x32. Clicca sull'immagine grande. Ok. Questa è la definizione della nostra matrice, con i nostri punti. Ogni punto avrà un colore. Vedete, qua per esempio è bianco, qua è blu, eccetera. Quindi noi abbiamo, immaginate questo un piano, questa qua è la nostra immagine, questa è l'immagine, no? Guardiamola dal punto di vista da un altro piano. I colori vengono definiti come? Con lo stesso modo delle immagini, praticamente dei numeri binari, no? Ogni pixel ha un numero, quindi magari c'è il numero 0 che può essere il nero, quindi non abbiamo niente, è piatto. Magari abbiamo il bianco, che è il massimo valore, perché è la somma dei colori, non ci addentriamo nella teoria del colore, e quindi avrà un numero alto. Insomma, immaginate queste colonnine che si alzano e si abbassano in questo ipotetico piano. Avanti. Ok, allora, ogni elemento della matrice, come ho detto, è rappresentato da un numero binario, e quindi è possibile fare un parallelismo con la quantizzazione dei formati audio. Perfetto. In questo caso l'informazione contenuta nel colore non è precisissimo questo, però prendiamolo per vero. Per esempio abbiamo preso un'immagine di 300 più punti per 300 e gli ho applicato dei diversi campionamenti, delle diverse quantizzazioni. Nella prima abbiamo 24 bit, quindi abbiamo un colore sfumato, preciso. Quindi abbiamo 16 milioni di colori possibili in un'immagine.
sottocampionando, sottocampionando non si può dire, togliendo i colori, riducendo 256, la qualità comincia ad abbassarsi sensibilmente. Mettendo i colori di grigio, i toni di grigio, ecco qua, abbiamo solo delle sfumature che però ci fanno perdere tutta l'informazione del colore. Andando alla modalità a tratto, abbiamo un bit che può essere o bianco o nero. Sappiamo che un bit può essere o 1 o 0. Quindi nero, bianco, nero, bianco. Ecco, vengono avvicinati e bene o male viene ricostruita l'immagine di partenza. Però viene persa tutta l'informazione. Ok, la compressione delle immagini. Noi quando andiamo sui siti web, vediamo delle immagini, sentiamo dei suoni, eccetera. Le immagini che vedremo in un sito web non sono mai di formato bitmap, a meno che non ci sia qualche babbo che ci ha messo le... babbo, cioè imbecille, che ci ha messo un'immagine bitmap che occupa tantissimo. E... perché? Perché le immagini bitmap contengono per ogni punto tutte le informazioni, come formato web. Nessuno penso che scaricherà audio wave dal web, insomma, da un sito non ci farà mai scaricare un file wave perché è molto grande, sempre in formati compressi. Allora noi che facciamo? Prendiamo il bitmap e lo comprimiamo. Come succede? Praticamente, cosa succede? I pixel non vengono più visti come dei numeri a sé stanti, bensì come nella compressione audio, vengono determinati dei domini coniugati, ovvero delle correlazioni tra un pixel e l'altro. E il più famoso di questi innanzitutto è il JPEG, inventato da un italiano di Torino, che poi ha portato alla formazione di formati video, tutto quello che può essere PEG, PEG, Picture Expert Group. E cosa fa questo formato? Ora evitate quello che c'è scritto qua, insomma. Prende un'immagine, la divide in blocchetti di 8 punti per 8 e che cosa fa? Calcola le sfumature di questa di questo trattino. Facendo cosa? Calcola delle approssimazioni, ovvero calcola il primo punto in alto e tutto il resto dei punti sono i valori che si discostano da questo. Ovvero, noi per esempio, immaginate una scala, no? Una scala a gradini che sale. Visto che i gradini sono tutti uguali, non ha senso scrivere questo qui è alto 20 cm, questo 40, questo 60, eccetera. Basterà dire questo è 20 e gli altri aumentano di 20. Quindi toglieremo tantissima informazione, comprimeremo tutto in un valore e nelle approssimazioni, e nei valori che si discostano. Quindi il nostro JPEG funziona così, praticamente funziona molto bene con le sfumature. Ovvero quando noi avremo un'immagine molto sfumata, il JPEG comprimerà tantissimo. E infatti molte delle immagini che vediamo, soprattutto immagini di panorami, eccetera, fotografie, vengono compresse in formato JPEG. Il formato GIF, che cosa fa invece? Esamina soltanto le variazioni di colori nelle righe, cioè praticamente guarda le righe come sono fatte e vede le variazioni. Questo cosa vuol dire? Che vengono compressi tantissimo, con un massimo di 256 colori, grafici, immagini con ampie macchie di colore simili. Quindi se abbiamo una chiazza di rosso, una chiazza, magari immaginate un quadrato con quattro aree di colore, con il JPEG occuperà tantissimo, mentre con il GIF occuperà pochissimo. Vai avanti, facciamo un esempio. Ok, facciamo un confronto. Questo è un grafico, ok, è una vignetta di Vauro. Abbiamo una bitmap che occupa 220 kB, ovvero abbiamo tutti i valori dei numeri, dei pixel, e occupa tantissimo, 220 kB, nessuno scaricherà questa immagine bitmap. Se la comprimiamo con il JPEG, avremo un'immagine di 36 kB, che è sì tanto, cioè comprime tanto, ma non troppo. Quello che dovremmo fare per rappresentare bene nel web questa immagine è usare il formato GIF, che con tre colori riesce a riassumere tutta l'immagine con solo 5 kB. Pochissimo, quindi butta giù la dimensione tantissimo. Sì, JPEG per le sfumature di colore, fotografie, eccetera. Sì, per gli disegni, per grafici, macchie di colore simili. Facciamo un esempio contrario? Ok. Questo è l'esempio di prima, nel bitmap con 263 kB. Con il JPEG 12 kB, pochissimo, e l'immagine è praticamente uguale.
Mentre con il GIF massimo 256 colori, questo è lo standard del formato, occupa 25 kilobyte, molto di più, e la resa è veramente pessima, insomma. Ok, questo qua è un esempio che ho voluto mettere. Questo è un JPEG compresso a sangue, proprio al massimo. Più di questo non si può. Infatti vedete i blocchetti di 8 pixel per 8, che sono macchie di colore simili. Questo qui occupa pochissimo, però vedete che la qualità fa veramente schifo. Nel senso che noi quando salviamo un JPEG possiamo decidere quanto comprimerlo. E nel momento in cui lo comprimiamo al massimo, succede questo. Che i blocchetti di 8 pixel per 8 vengono riassunti con una macchia di colore uniforme. Ok? Le GIF animate, le conosciamo tutti nel web, sono quelle immaginette che si muovono. Per esempio questa qui che ho usato è un punto che genera una linea che genera la scritta download. 20 kilobyte. Tutte le informazioni vengono scritte, una dopo l'altra. Poi invece la possibilità che c'è nei programmi di grafica è di ottimizzare le immagini GIF. Si dovrebbe dire GIF, io dico sempre GIF. Dai. Che cosa fa? Perfettamente, cosa fa? Prende e calcola le differenze tra il primo valore e gli altri, vedete? Uguale alla compressione audio, uguale alla compressione del JPEG, insomma. Il paradigma è sempre lo stesso, prendo un valore e vedo gli altri quanto si discostano. E vediamo che questo butta giù del 78%, quindi tantissimo. 20 kilobyte, uguale. Tranquillo. I video, che cosa sono i video? Una successione di immagini, di quadri, quindi fotogrammi, che vengono visualizzate una dopo l'altra e danno l'illusione del movimento. Perfetto. I formati fondamentali che conosciamo sono l'AVI, audio video interleaved, interlacciamento audio e video, che integra sia audio che video in un solo file. La compressione è pessima, perché comunque è uno standard vecchissimo, che però essere implementato in tutti i sistemi operativi, quindi viene visto tranquillamente da tutti. Poi c'è lo standard MPEG, che è una variazione del JPEG. Il JPEG sono le immagini, MPEG, Moving Picture Expert Group, trattano i video. Quindi si dividono i DVD e la tecnica DVD del flusso di satellite. Giusto, anche il DVD? Sì, no? Sì. Che cosa viene fatto? Viene sfruttate le differenze, uguale alla GIF animato, uguale all'audio, uguale al video, tra un fotogramma e quelli dopo. Calcoliamo le differenze, ovviamente se io mi muovo in questo modo, muovo un braccio, è ovvio che mi basterà prendere il fotogramma del mio corpo e spostare soltanto il braccio, rimango fermo e solo il braccio si muove. E quindi la dimensione del file risulta molto compressa, molto ridotta. Avanti. È utilizzato per il digitale terrestre, poi nella terra. Ho scritto una timeline del DVX, l'XVID. Qualcuno di voi sicuramente avrà smanettato quei film che girano su CD illegali, qua non si pubblicizza niente. Nessuno? I film in DVX? No. La storia del DVX è interessante, veloce veloce. Allora, come funziona? La Microsoft nel 97 caccia un code che si chiama Media Video 3 e lo standard è chiamato DIV, Digital Internet Video, soprattutto per mandare flussi di dati tramite internet, e poi fu chiamato MP3 MPEG 4, è un'evoluzione della specie. Questo codec, che vuol dire codificatore decodificatore, ovvero io come con l'MP3 c'ho l'AVI, c'ho il WAVE, con il codificatore faccio l'MP3, con il decodificatore mi faccio conteneva un AVI lock, che è uno standard diciamo pubblico ormai, e quindi non si potevano creare dei file AVI, soltanto dei file ASF, che sono un formato proprietario schifoso da Microsoft. Un hacker tedesco riesce a togliere questa restrizione e rendere pubblico questo codec, pubblicato su un sito e diventò famosissimo. Hacker tedesco. E nacque il formato DVX, e X con la faccina che ride, questo lo conoscete tutti, se guardate vi spiego, è una faccina che ride, occhi, naso. Questo codec era illegale, quindi che cosa successe? Bill Gates, penso che ci fatti qualche azione legale come al solito, e nacque un progetto open source. Giacomo vi ha parlato di cos'è l'open source, lo sappiamo tutti,
E quindi fu sviluppato questo progetto di creazione del codec a codice aperto, quindi tutti potevano partecipare creando delle modifiche, seguendo il paradigma della licenza che viene GPL. Molti programmatori contribuirono a questa causa, quindi fecero andare avanti il progetto, che si ottimizzò molto, però alla fine questi bastardi che hanno fatto? Nella versione 5 hanno chiuso il codice e l'hanno reso parte gratis, parte commerciale, quindi se volete il code e tutto il pacchetto per scrivervi DVX eccetera eccetera dovete pagare. Quindi molti che hanno fatto l'hanno preso e se ne sono andati, e no, hanno aperto un progetto che si chiama XVIT, che è il contrario di DVX. Sorge la versione 10.10 RCT. Avanti. Ok, siamo giunti alla fine, non c'ho più voce. Esistono tutti, no? Esistono programmi per Linux che fanno tutto questo? Vediamo, gli MP3 potete riaccendere i vostri computer. Io vi indico quelle cose, c'è con tutti. Allora, i programmi per sentire gli MP3, sicuramente in Windows conoscete Winamp, hanno un corrispettivo anche in Linux e si chiama XMMS. Se voi andate in start. Capo canale questo. Luca, pastellina, multimedia, audio XMMS. Suono XMMS. Ok, questo è il programmino che si usa per usare gli MP3, quindi noi possiamo usare. Vogliamo aprire un. Me lo apri XMMS, così faccio un. Che sono? Ma velocissimo, no? Ho finito tutto. Vai, suoni XMMS. Parte di là. Parte. Ok, eccolo qua. Allora, semplice interfaccia con i noti tasti, brano indietro, play, stop, pausa, stop, pausa, brano avanti, eject, che sarebbe cambio della cassetta, quindi cambio brano. Vogliamo sentire un brano MP3, quindi premiamo su questo tasto. Ora, i computer che abbiamo messo qui non hanno casse, quindi non possiamo farvi sentire nulla. Perché oltretutto non ci sono gli MP3 perché sono illegali. No, multimedia non c'è niente. Vabbè. C'è user share. Questa è la user share dove ci sono dei suoni di PDF. Ah, vabbè. Ah, non c'ho le casse. Non c'hanno le casse, quindi. Va bene. Tramite questa finestra possiamo aprire i nostri file audio, quindi vabbè, potete chiuderla tu, poi chiudere. Facciamolo, ok. Eccolo. Ok. Questo sta dietro? Dovrei fare S. No, Alt Tab. Ah no, si è chiuso. Ok, va bene. Insomma, con questo tasto apriamo apriamo la finestra per accedere ai nostri file. E questo è l'indicatore dell'avanzamento del brano, questo è il nostro la barretta del volume, questa è la barretta del pan, cioè canale destro, canale sinistro. E questo ci passa per sentire il nostro MP3. Poi possiamo avere modalità avanzate tipo la playlist, ovvero una serie di nostri brani preferiti. Questa qui, possiamo accedere ai nostri file preferiti, inserirli qui, quindi sentirli uno dopo l'altro, una specie di jukebox. Basta trascinarli dalla loro locazione. Poi abbiamo il nostro equalizzatore, possiamo gestire i nostri toni come un normalissimo impianto hi-fi. Ovviamente come funzionano questi programmi poi nella vostra distribuzione Linux è facilissimo, potete smanettare per nessuno da solo, poi chiudere. Ok, poi vediamo, per l'encoding, cioè per creare da file wave a file MP3, abbiamo il LAME encoder, che comunque non abbiamo installato, semplicissimo da usare, viene usato LAME perché proprio è veramente molto semplice, viene chiamato LAME. Oggi dove lo riscattare? E,
quindi alla fin fine ci bastano questi due programmi per ascoltare, e per riprodurre e creare file MP3. Poi abbiamo per il video e tutta una serie di altri formati, abbiamo il programma che si chiama MPlayer. L'MPlayer praticamente gestisce tutti i file, audio e video. Non ce lo vede? Ok. Interfaccia molto accattivante, le funzioni sono identiche, ovvero basta prendere il nostro file, riprodurlo, mandarlo indietro, skipparlo, alzare il volume, abbassare il volume, cambiare i canali, eccetera eccetera. Quindi semplicissimo da usare. Oppure abbiamo Sign per vedere come MPlayer lo stesso, di VX, di VD, Super Video CD, eccetera. Stesso funzionamento, stessi tasti, stesse funzionalità. Queste poi nel momento in cui magari faremo l'installation party le vedremo un pochino meglio, le saremo tutte, eccetera. Per l'encoding di VX ci sono un po' di questioni da trattare, noi non le trattiamo. Comunque c'è il M-Encoder che fa parte del pacchetto M-Player. E a che cosa serve? Serve praticamente a creare i DVX da MPEG e da DVD. Cioè noi possiamo togliere la protezione, non si deve fare perché è illegale, ma lo dico sempre questo perché noi abbiamo il nostro DVD, cosa ci facciamo? Ci togliamo la protezione con un programmino che ha fatto un ragazzetto svedese che si chiama DCSS, toglie la protezione e riusciamo a prendere il contenuto del file e buttarcelo nel nostro disk. Comunque in Italia è legale farsi una copia di backup. Sì, diciamo meglio, vai. Allora, in America dicono che in America è illegale farsi una copia del proprio DVD, in Italia invece noi abbiamo il diritto di farci una copia e di tenerci il DVD, magari un celofanato messo... Lascio il lavoro. Al video si vendeva il pacchetto di VIX per fare il backup del DVD, tranquillamente. Tramite questo M-Encoder noi riusciamo a prendere questi file che abbiamo spippolato dal DVD e metterli in formato di VIX e guardarceli con comodità, metterli a disposizione del mondo intero tramite i vari servizi di download. E quindi mandare in fallimento tutte le aziende del cinema. Comodamente, a casa nostra. Mentre per le immagini, per la visualizzazione delle immagini abbiamo il programma che probabilmente non abbiamo installato ma che conosciamo quasi tutti, che si chiama ACDC, che è sotto Windows, che ci permette di vedere le foto velocissimamente per fare le collezioni di file, non penso ci sia. No, non c'è. Non c'è. Lo installeremo. Pixel si dice dovrebbe essere. Pixel è comodissimo. No, c'è con quello che ormai per vedere l'anteprima delle immagini, cioè, solo per visualizzarle. Mentre per l'editing e il fotoritocco abbiamo il GIMP, che è un acronimo che vuol dire GNU Image Manipulation Program. Apriamolo. Su scuola ce ne sono due versioni. C'è qualcuno? Il 1.2 e il 2. C'è il 1.2 e il 2. Ok, va bene. Allora, facciamo una cosa carina, dai. Con il GIMP. Com'è? Sì. Purtroppo è facile dire questo. Qui entriamo nel capitolo pregi e difetti di sistemi Linux. Il corrispettivo di Photoshop, ovvero il programma di grafica per eccellenza in assoluto, ha questo corrispettivo Linux, si chiama GIMP. Ora siamo alla versione 2, mentre Photoshop è la versione 7. 8 già? Che faccio il grafico? Non lo so. Io uso la 6 tranquillamente, a volte la 5. Quindi abbiamo questo corrispettivo in Linux, che comunque sta avendo degli sviluppi enormi, quindi presto raggiungeremo facilmente lo standard di Photoshop. Comunque diciamo che un grafico e chiunque ha un lavoro con un programma difficilmente si stacca da esso. Quindi diciamo Photoshop è quella che viene chiamata in Windows l'applicazione killer, ovvero l'applicazione killer è un'applicazione che giustifica l'acquisto di quel programma.
ovvero io compro un computer soltanto per Photoshop magari. A cosa serve un computer? Serve per scrivere Word, OpenOffice. Serve per fare grafica, Photoshop, Gimp. Serve per navigare nel web, Mozilla, Internet Explorer. Ecco, queste sono di solito le tre applicazioni killer, cioè le applicazioni più importanti di un che può avere un computer, insomma, per le tre funzioni fondamentali. E Gimp sta diventando un'applicazione killer, ovvero un'applicazione importante anche per i grafici, sebbene molti si discostino da questo sistema perché non è così facile come non è così difficile come Photoshop, perché Photoshop è molto macchinoso. Però quando una persona professionalmente abituata a uno standard difficilmente si discosta. Diciamolo, Gimp avrà vita dura, nel senso che difficilmente riuscirà a diventare importante come Photoshop, diversamente per esempio da Mozilla, che ormai è quasi uno standard, diversamente da Internet Explorer. Ma Mozilla è consigliato per tutti e sicuramente meglio di Internet Explorer. Tranquillamente. Ok, facciamo una cosa con Gimp. Allora, voglio fare questa qui, faccio fare questa. Facciamo una fotografia dello schermo. Ok? Facciamo una fotografia dello schermo, la apriamo e la salviamo come JPEG con una compressione diversa. Ok? Allora, per fare questo dobbiamo andare in console. Aprite tutti questo. Cliccate tutti su questa immaginetta. Sì, no. Allora. Non lo so. Sali su, dovrebbe esserci. Vabbè, su nella history. Sì, su tutte le compilazioni varie, vai, sali. Vai. Sali. Sto facendo un po' da minici per fare questo. Tieni premuto. Eccolo qua. Allora, scrivete questo comando. La bellezza della console. Un comando che ci fa questa cosa. Import. Scrivete import. Sì, aspetta. Ok, import trattino window. Spazio. Scusate. Trattino window. Ok. Spazio root. E niente. Prova punto. Allora questo qua che cosa fa? Questo comando bellissimo prende tutto quello che c'è nella finestra e lo mette in un file JPEG, ok? Tutta la finestra e lo salva in un file JPEG, ok? Premete su invio sulla home. Ok, premuto. Allora, se state tutte le. Allora, visualizzate solo il desktop. Lo metto qui. Ok, andate su home. Eccolo qua. Dove? Voi vedete chi sotto prova, chi sotto altre cose. Voi? Ah, ok. Sì, perché noi stavamo sulla cella, stavamo sulla home. Io qua gli davo un percorso su import, eccetera. Si vedeva direttamente il nome, facevo barra, home, perfetto, allora, quindi ritornando nella home, quindi premendo su questo pulsante qua, quello della palla. La si batta, la struzza. Ho risalito. Questo suono... Eccolo qua. Non sta track. Ok. Poi, ti perdo?
Già fai l'errore, ho tolto la beffa. Anche la beffa. Abbiamo questo file con il GIMP. Destro. Allora. Avete aperto tutti i GIMP? A parte che c'è il tasto destro. Ah, non l'ho detto. Allora, facciamo così. Nella finestra dove ci sono dove ci sono tutti i nostri file, l'elenco dei file, clicchiamo con il tasto destro. Facciamo menu contestuale. Sì. Tutti? Menu contestuale, perfetto. Apri con, uguale a Windows, GIMP. Che mi dà? Allora, poi... ah, mostra tu già Allora, che facciamo? Prendiamo questo file e salviamolo. Lo salviamo magari in formato bitmap. Quindi, allora, tasto destro in qualsiasi parte del nostro, della nostra immagine. Il nostro menu contestuale. File, salva un numero. Allora, la nostra finestra di salvataggio abbiamo la locazione, dove, ovvero la directory dove dobbiamo salvare il file, e, cosa importantissima, determinare il tipo del file. Se noi clicchiamo qui per estensione, si apre tutto un elenco di file, di formati. Estensioni? Sì, perfetto, di estensioni che noi possiamo utilizzare per il nostro file. Quindi noi possiamo usare per esempio bitmap, salvandolo come bitmap, e vediamo quanto occupa. Ha già cambiato l'estensione. Ha già cambiato l'estensione automaticamente. Cliccando su OK. Sta 256 colori. Che vuol fare? Non c'è la voce BMP perché sicuramente con la sua cioè in modo modalità scala di colore. Lo stesso motivo per cui non compare GIF, no? Io in genere salvo in bitmap. Per cui non compare, perché immagina 16 milioni di colori, se la riduco. Ok, ti sei salvato tutto in bitmap? Cosa sai compare? Ok, va bene. Ritorniamo nella nostra home, quindi l'elenco delle... Ma io la faccio salvare in bitmap. Sì, così vediamo quanto ho. Ok, riempite con Quero. Va bene, va bene. 2 mega e 3. Adesso il numero di colori. Ok, allora, andiamo qui in file utenti. Adesso il numero di destro. Ok, non è il punto bitmap. Adesso per sapere quanto occupa, facciamo il tasto destro su non mi fare le posizioni. Come l'esplorer su Windows 2 milioni di caratteri, 2 milioni nel disco, di caratteri per definire questa immagine. Mentre se noi vediamo lo stesso procedimento, con quello è fatto questa cosa. Tu puoi andare a navigare nel link e non so se poi c'è un disco scritto. Questo qui è con quello. Invece di 2 milioni. È stato compresso tantissimo. Noi adesso ritorniamo in GIMP. Facciamo una cosa, comprimiamo l'immagine e la comprimiamo a sangue per vedere un attimo come va. È troppo forte questo tempo. Allora, ritorniamo in GIMP di nuovo. Perfetto. Siamo tutti in GIMP? Ok, tasto destro sull'immagine e salviamo. Stesso procedimento di prima, dobbiamo salvare il file. Salvo con il per estensione. Salvo il nome non gioco. No, non qui, non qui, è in GIMP. Quindi la finestra di GIMP. Ok, file. Ok, per estensione qui
Siamo? Questo è l'anteprima praticamente. Allora, Gimp ha una bella funzione, ovvero man mano che noi comprimiamo si vede la qualità. Vedete che i nostri quadratini di 8 pixel per 8, come funziona la compressione? Vai, comprimi il sangue. Zero. Qualità zero. Dagli una zoomata. Guardate. Vedete i pixel? Guardate, ma è bellissimo. Allora, si zoom. Si tiene premuto il maiuscolo, lo shift e si rimuove la rotellina del mouse. Se si allora, vai su. Sì, 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 sì. Okay. Adesso noi diciamo la qualità. Se andiamo avanti, diciamo la shift solo. Oppure di là mi diciamo la qualità. Cioè, è sinistra. Diciamo la qualità. E diciamo la qualità. Sì, che. Per zoomare, quindi noi, se siamo delle persone che vogliamo pubblicare delle immagini, dobbiamo fare anche i conti con queste problematiche, insomma, quanto comprimere, comprimere tanto, comprimere poco. Comprimere? Magari non prima fa. Da ancora avete detto anche la dimensione. E nel momento in cui noi decidiamo la compressione, il livello di compressione, abbiamo innanzitutto un'anteprima nella nostra finestra. Questi non molti programmi Windows lo fanno, anzi. Photoshop sì, produzione nuova, dopo. Un altro programma, Pixel Publisher, lo fa, però è quindi vedete, se comprimi. Comprimi a zero, cioè comprimi, leva la compressione, qualità massima. Vedete? 270 kilobyte. Mentre se comprimiamo sempre di meno. Scusate, se comprimiamo sempre di più, la qualità si abbassa e si abbassa anche l'occupazione del file. La dimensione, cioè. Poi possiamo. Ecco qua la trasformata di CT. Attivissimo. Cioè dietro, queste, dietro la teoria dell'immagine ci sono delle questioni matematiche ampie. Dagli JPG. Decidiamo di fare la JPEG progressiva. JPG. Progressiva. Ovvero che vuol dire? Noi. Di qua. Noi in fase di caricamento dell'immagine, quando apriamo il sito che ci fa vedere un'immagine JPEG progressiva, ci farà vedere porzioni di file man mano che si carica, ovvero vedremo il file prima malissimo, poi sempre meglio, poi sempre meglio, poi sempre meglio, andando ad aumentare la definizione. Questo perché? Perché magari la nostra immagine non ci interessa e quindi noi stoppiamo il download della nostra immagine, la stoppiamo, non la scarichiamo. Questa funzione ci permette appunto di poter decidere se ci interessa o meno l'immagine, insomma. I passaggi non li fa vedere? I passaggi. Ci vorrebbe una linea lenta per fare un test. Scusa? No, mi sa che l'unico sistema per provare è salvarlo. Magari ce lo devo installare. Si può decidere anche quanti passaggi deve fare il JPEG prima di raggiungere la definizione totale. Sotto confinatura non ne parliamo perché è un concetto abbastanza ostico. E va bene. Penso di aver dato, spero ragazzi, di un minimo di conoscenze per l'immagine, per i suoni, per la conoscenza di queste cose che sono basilari per la sopravvivenza nel web. Ecco, varie eventuali lo fate voi, insomma, chiedete, ponete problemi, dubbi, molte cose l'ho detto in maniera molto veloce, quindi magari sono stato abbastanza poco preciso. Tasse di sopra.